Un minuto con Padre Pio dalla Chiesa Conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Anna, dal coro, un luogo di preghiera. Qui quotidianamente Padre Pio veniva a pregare insieme ai suoi confratelli. Oggi vogliamo parlarvi di una giornata molto triste per Padre Pio, molto triste. Ci aiuta proprio la cronistoria del convento a raccontarvi quello che accadde la sera del 9 giugno del 1931, quando giunse a Padre Pio l'ordine di sospensione da ogni ministero sacerdotale, ad eccezione della Santa Messa, che però poteva celebrare soltanto nella cappellina interna della clausura, alla presenza di un solo inserviente, così scrive Padre Agostino anche nelle sue memorie. Che cosa comincia? Comincia quello che per la storia è il periodo della segregazione di Padre Pio, dal 31 al 1933. Che cosa era successo? Già nel maggio del 1931, il 23 maggio, un decreto del Sant'Uffizio, lo traduciamo dal latino: Padre Pio da Pietrelcina è privato di ogni esercizio di ministero, con l'unica eccezione di celebrare la Santa Messa, ma dentro le mura del convento, nella cappella privata e non in pubblico. Questa notizia gli venne comunicata la sera del 9 giugno del 1931 e cominciò a celebrare la Santa Messa nella cappellina interna del convento dall'11 giugno del 1931. Ci aiutano anche le memorie del superiore del convento, padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, che riferisce quello che fu il comportamento di padre Pio in ordine al decreto. Mi feci coraggio e dopo il vespro, mentre padre Pio come al solito si tratteneva in coro a pregare, lo chiamai nel salottino del convento, dove subito egli venne. Avevo tra le mani il decreto del Sant'Uffizio. Glielo lessi. Gli proibiva di celebrare in pubblico e di ascoltare le confessioni dei fedeli e sia dei religiosi. Padre Pio, alzando gli occhi al cielo, disse: «Sia fatta la volontà di Dio». Poi si coprì gli occhi con le mani, chinò il capo e non fiatò più. «Cercai di confortarlo», scrive padre Raffaele, «ma il conforto che egli trovò lo trovò soltanto in Gesù. Gesù pendente dalla croce, perché dopo poco è tornato in coro a pregare e restò fino alla mezzanotte ed oltre». Al superiore generale lo stesso padre Raffaele ha notificato immediatamente. Padre Pio ha ricevuto la comunicazione del Sant'Uffizio con la massima calma e la massima tranquillità e da quel giorno non è sceso più in chiesa. Ha celebrato sempre nella cappellina interna del convento.